cambiano le nostre abitudini, ma anche la sicurezza sul lavoro. Siete in tantissimi. Un giorno lo avrai anche tu. Prova. Sette capitoli, sette aspettative di safety leadership da conoscere, da far emergere e da praticare giorno per giorno. Safety leadership event è comunicazione, condivisione, ma in questo momento penso sia necessario dare stimoli positivi e cercare di dare anche soluzioni. Si può lavorare, si può fare profitto, si deve, ma mettendo al centro sempre la sicurezza. Per chi come me fa il manager è soprattutto una responsabilità strategica, di coordinamento, ma è una responsabilità anche sulla vita delle persone. Come faccio io a fidarmi di te che non t'ho mai visto? Se io però so che tu sei una persona che ha praticato o pratica il dono, allora faccio bene a fidarmi. Tutti quanti noi dobbiamo intervenire, dobbiamo proteggere le persone con le quali viviamo, con le quali lavoriamo. È la percezione dell'essere umano. Prospettiva proattiva. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il fare, che è collegato alla salute, quindi anche alla sicurezza. Un gesto piccolo ma che davvero riempie il cuore. La comunicazione non tradizionale, quindi la musica, la radio, il teatro. Almeno si capirebbe che queste non sono cifre, sono persone. Cercate di fare bene e soprattutto insieme costruiamolo un nuovo futuro.